Ciao e benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi voglio fare con voi un unboxing di un orologio molto molto importante. Non lasciatevi illudere dalla scatola piccola. Sto facendo tutto con la sola view lens delle mani. Se vi va e vi fa piacere, iscrivetevi al canale per vedere altri unboxing, altri orologi, altre cose che acquisto. Allora, vediamo, ok. Come sempre, quando si tratta di acquisti un po' delicati, taglio un po' il video e quindi la parte iniziale probabilmente non l'avete vista, perché è una parte dove ovviamente lascio i miei dati sensibili, qualora ci fosse stato un furto o altro, almeno ho modo di certificare. Devo dire che la scatola, ok, tipo scatola cinese, sembra un orologio di poco conto, ma non lo è. Devo dire che il packaging lascia molto a desiderare. Vediamo un pochino, apriamo. Acquisto fatto su Katawiki, quindi nel caso mi rivolgerò a chi di dovere. Allora, come probabilmente avete già intuito o visto, eccoci qua, IWC. Uno splendido IWC che non c'era più nella mia collezione e che ho deciso quindi di riprendere, di aggiungere. Le condizioni sono davvero ottime. Un orologio incredibile, misure molto importanti. Cinturino non è il suo originale, resta però la fibbia, l'ardiglione originale. Adesso, scatola davvero, sembra la peggio riuscita della storia. Guardiamo anche un po' da vicino. Allora, è un orologio che fa parte, diciamo, degli ultimi della collezione IWC o IWC, dove non venivano ancora montati i calibri di manifattura della Maison, ma diciamo così, la base di partenza era quella di un Vajoux 7750, per farla breve. Quindi un calibro sicuramente non di chissà che pregio, che però veniva modificato dai VC. In questo caso vediamo tra le peculiarità l'indicazione della data, che ci mostra sia il giorno precedente che il successivo, la personalizzazione del contatore dei secondi con una sfera rossa molto bella e i subdial invece che hanno queste linee concentriche davvero molto affascinanti. Facciamo partire il crono, visto che l'orologio è tranquillamente in marcia. Ok, lasciamolo partire, che è sicuramente più affascinante, così ce lo possiamo guardare un po' di più. Cioè, io me lo posso guardare insieme a voi live. Vediamo anche un bel bisello qui sulla carriera, la satinatura molto bella, vediamo anche la corona, vediamo. Se la metto a fuoco, ok, IWC. Il cinturino non è il massimo, devo dirvi la verità, rispetto all'orologio, però devo capire se mi piace come sta al mio polso, perché altrimenti potrebbe essere questi acquisti semi di impulso che faccio. L'orologio è clamoroso, cioè bellissimo, non c'è nulla da dire, condizioni e tutto davvero davvero ottimo. C'è un segnetto qui sulla case back. E anche qua deve averlo aperto un macellaio. Non lo so, questo non mi piace come segno. Questo è più fattibile, questo devo dirvi la verità, un po' eccessivo, nel senso che sembra che abbia tolto anche parte
proprio dell'acciaio. Vediamo, andiamo un attimino. Adesso lo rimetto al polso e provo a guardarmelo anche fuori dalla videocamera, perché ovviamente mentre uno si prova l'acquisto, poi togliamo sta roba qui oscena. L'orologio comunque è clamoroso, eh? Clamoroso. Acquistato su Katawiki, devo dire la verità, molto bello, spesso, perché spesso, e non mi nascondo dietro questo. Siamo al limite anche con il lag to lag. Ciò che magari facciamo una prova, così. Beh, che dire, è davvero comunque bellissimo, eh? Davvero, davvero bello. Tutti tornano ai diametri piccoli e io mi compro una slap da 43 mm. Che dire? Beh, l'importante è che si compri quello che piace. E a me, devo dire la verità, comunque piace tantissimo. Un orologio proprio, se vogliamo, di presenza. Sono un pochino così per questo segno, ecco. Questo segnetto qui, cioè segnetto, per questo segnone qui, vedete? Cosa dite? Lo tengo, lo restituisco? È sul retro, però. Però ragazzi, guardate che bello. Un orologio meraviglioso, un crono pilot bellissimo, belle le sfere, belle la cassa, la lavorazione. Incredibile. Stoppiamo, resettiamo. Bello, bello, bello. Fatemi sapere che cosa ne pensate del mio ultimo acquisto. Ditemi se devo tenerlo oppure lo devo rimandare indietro, così mi date un consiglio anche voi. Vi saluto, vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me: Facebook, Instagram, Telegram, gruppo Facebook dedicato a offerte per gli orologi, TikTok e il sito Ghira.it. Ciao ragazzi, alla prossima!